Sabato a Sesto Fiorentino vuol dire mercato, uno dei più grandi dell'Interland e famoso. Ebbene, da oggi si riparte, ma solo con l'alimentare, che era precluso anch'esso finora. Un'ordinanza del sindaco dice in piazza Lavagnini, via da oggi. La verità è che la gente non si tiene più. L'impressione è questa, quella della vita che ricomincia. Il lampredotto che gli è tanto non mangi. Poi polenta, patatine e rossicciana. Si sbizzarrisce, insomma. Ogni tanto. Roba da portare via, non si può mangiare qui, però, come si dice, bisogna accontentarsi. I periodi sono quelli che sono. Già ci fanno lavorare e non è tanto. Ci sono le regole, c'è la buona volontà degli operatori e della gente. Le distanze, le mascherine, il gel e i guanti davanti a ogni banco. C'è la municipale e ci sono gli steward. Ci sono percorsi di ingresso e di uscita. Non si può mangiare sul posto e chi viene pizzicato viene subito redarguito. Uno steward incaricato da parte dei mercatari per poter avere un minimo più di sicurezza. Faccio il giro, controllo che tutti abbiano la mascherina, che l'abbiano soprattutto sopra il naso, sulla bocca, che ci sia almeno un limite di distanza da poter essere gestibile. Se non è proprio 1,80 m, facciamo 1,70 m. Più controlliamo che ci siano le entrate e le uscite abbastanza libere. Beh, non è facile, non si vedeva tanta gente da molto tempo così, Sì. Vanno anche capiti un attimino. Hai la possibilità di venire al mercato, hai la possibilità di sentire un po' di aria fresca. E sinceramente non posso dire che abbiano tutti i torti. Spero che abbiano l'idea delle regole. C'è il sospiro di sollievo dei commercianti, ma anche la rabbia di chi, non essendo alimentare, ancora è costretto a mordere il freno. Non sono alimentare, sono fermo da 2 mesi. Vedendo qui si dovrebbe ripartire tutti, forse. Tanto è inutile ci rompi le scatole con i distanziamenti sociali. Dopo 1 mese e mezzo che si lotta con il sindaco ce l'abbiamo fatta, meno male. C'è tanta bella gente, fanno una bella spesa e grazie per il servizio che fate e che ci ha dato il comune di Sesto. Grazie sindaco Falchi.